Ecco, loro come ogni anno sono ospiti in studio qui da noi, ecco, per parlare un attimo anche di teatro, naturalmente, perché siamo arrivati alla decima rassegna teatrale. Ciao Nuccia, Presidente. Decimo anno, anche se veramente la decima edizione, perché ormai è dal 2007, quindi sono 8 anni che stiamo facendo questa rassegna, e quest'anno vogliamo anticipare un po' i tempi. Ecco, quindi appunto volevamo parlare di questo, anche perché voglio dire quest'anno con una modifica al programma, no? Quindi sì, abbiamo spalmato le serate della rassegna non più in 2 mesi, in febbraio e marzo, ma da dicembre ad aprile. Quindi anche sotto le feste di Natale, insomma. Infatti, ecco. Sì, dicembre, gennaio, cioè, ci sono 2 serate ogni mese alternate, ogni mese 2 serate, ad aprile una sola la nostra. Ad aprile, voi per ultimi allora. Dulcis in fundo. Dulcis in fundo. Ivano, che ne pensi? Allora, questa modifica sì, l'avete decisa insieme, oltre che il Presidente, o decide il Presidente? No, vabbè, una decisione magari più vicino. Sì, la decisione importante sicuramente è quella presa da tutti, però poi è per dare quel tocco in più, essendo la decima rassegna, un'edizione diciamo speciale, ecco, sai, bene o male ogni 10 anni magari si festeggia qualcosa di più stella. Importante. Ah, la stella. Ogni 10 anni, quindi la stella, come la Juve, insomma. È come l'Inter, anche l'Inter ce l'ha una stella, dai. Vabbè. Quindi abbiamo cercato di dare un'impronta più importante. Ecco, magari come si può ben vedere, magari dopo il Presidente dirà il programma, vedrai che ci sono, abbiamo pensato di fare 5 province, di rappresentare 5 province, le 5 province calabresi, quindi ci saranno le compagnie teatrali della provincia di Crotone, di Vibo Valentia, di Cosenza, ecco, di Catanzaro, man mano, sì, sì, man mano che andremo avanti, poi parleremo anche delle compagnie, della anche commedia che poi ci presentano, no? Che avremo modo di vedere. Volevo chiederti, ecco, Ivano, io lo sento parlare così anche quando recita, cioè nel senso, voglio dire, nella vita e sul palco, il tuo modo di... a me piace, è un modo tutto particolare, insomma, è un grande grazie. Attore, di teatrante, comico, nella parte, sì, nella parte allegra, la parte diciamo un po' triste gliela facciamo fare di solito sono io, quello cattivo, quello serioso sono sempre io. Ma ce ne sono altri che fanno la parte certo, ci sono, c'è Franco Benedetto, ci sono Peppe Prateco che fa lui è anche comico, sia il comico che la parte seria, la parte drammatica, le donne insomma, voglio dire, siamo una compagnia completa, ecco, sì, di tante altre cose. No, volevo chiedervi, intanto, prima di parlare della rassegna, magari quest'estate, ecco, cosa avete fatto, magari così, tanto per capire il vostro lavoro. Quest'estate, come sempre, forse quest'anno un po' di meno per via delle finanze che i comuni purtroppo non hanno, e quindi è giusto e corretto che loro dedichino i loro soldi a cose, non dico più importanti, ma diciamo, però più al servizio della gente, della comunità, e quindi abbiamo fatto pochissime serate quest'anno. Però ci siamo tolti le nostre soddisfazioni. Dove siamo andati, la gente ci ha ringraziato, ci ha applaudito, per fortuna, perché poi noi il teatro è questo. Tu vai sul palco e aspetti l'applauso. Certo, l'applauso sicuramente si vive di questo, perché chi fa teatro, anche io l'ho fatto, voglio dire, è chiaro che poi l'applauso, l'incoraggiamento del pubblico è importante, no? Per tutti gli attori, sì. Ivano, sì, tu pure ti trovi in disagio quando la gente non esatto, no. se non è contenta esce male la serata, esce male. Come diciamo, ad esempio
ci chiedevi cosa abbiamo fatto. Un'altra cosa importante è stata ad esempio la serata che abbiamo fatto ad Aosta, in un teatro pieno di paesani, si può dire, ecco, diciamo, non solo paesani, ma erano comunque almeno 500 persone, e quindi là la gente era estasiata, e anche noi abbiamo dato il meglio, ecco. Come dice giustamente Vincenzo, è importante anche sentire il calore degli spettatori, la partecipazione, la partecipazione, certo. Cosa avete presentato ad Aosta, insomma, quale commedia? Ad Aosta abbiamo presentato la commedia dal titolo Ufidio Masculo, che è un classico ormai da non so da quanti anni è che gira questa commedia, però gli abbiamo dato quel tocco particolare che noi pensiamo spesso di cambiare, ecco, i vari lavori li cambiamo in qualche modo dando un nostro piccolo tocco diverso, in modo da farla rendere più, non lo so, simpatica. Più piacevole, sì. Ecco. Il vostro cavallo di battaglia, c'è sempre un cavallo di battaglia, no? Nelle commedie che presenta. Il cavallo di battaglia, la nostra commedia, le sa Ivano, perché lui è quello che tiene i conti lui. Il ragioniere è lui, quindi il ragioniere. Sì, no, va bene, di commedia ne abbiamo fatte tante. Noi, vedi, abbiamo cominciato come andare in scena nel 98, diciamo, io non c'ero nemmeno, ecco, vedi. Nemmeno io. No, poi abbiamo continuato comunque, diciamo, siamo diventati più uniti, ecco, diciamo così, dal 2004 in poi, no? E dal 2004 fino ad oggi abbiamo quasi ogni anno fatto una nuova commedia. Quella che a me è piaciuta di più, anche perché abbiamo anche vinto tanti premi per questa commedia, Peppe Praticò, ricordiamo, per lo Maria più Grazia, Maria Grazia Ambrogio, era Il medico dei pazzi, quella ci è rimasta nel cuore. La conosco, come dice Vincenzo, io scrivo tutte le volte che andiamo a farla, l'abbiamo fatta almeno 52 volte, non mi ricordo se sono 52. È sempre abbastanza. Voglio dire, ha avuto sempre il suo successo, no? Quindi... ed è sempre stata diversa, perché certo, perché poi si modifica, no? Si modifica, magari poi... al momento ti escono le battute che non hai provato, perché magari Ivano dice B al posto di C e quindi io rispondo con Ivano c'è da stare attenti, se non c'è uno pronto lì a capire la battuta, insomma, ne so qualcosa io. Ma poi l'hai rimproverato, come funziona? No, ma perché poi non è che fa... No, vabbè, insomma... Sono cose di... Chiaramente tu ci stai dietro, naturalmente. L'esperienza fa anche questo, no? Dice, ma quella non l'abbiamo provata, però... Ma la cosa divertente è proprio questa. È proprio l'imprevedibilità di Ivano. Ecco. Grandi. Niente, se volete aggiungere qualcosa al vostro lavoro. Rispetto al medico dei pazzi, ti voglio raccontare un aneddoto ricordo. Noi, prima di farla, dovevamo andare a vederla perché la facevano a Cosenza. Questa commedia. Allora, al teatro Rendano di Cosenza. C'era un tempaccio in quegli anni. Quel giorno, allora siamo andati e noi pensavamo lo spettacolo fosse alle 8:30. Quindi siamo partiti un po' prima per arrivare tipo verso le 7 di sera, così. Arrivati lì lo spettacolo era iniziato alle 6. Quindi già questa commedia. Voglio dire, avevamo comprato i biglietti prima, perché era... Quindi ho capito, vabbè, insomma. Senti, non so se vuoi aggiungere qualcosa, Vincenzo, al vostro lavoro, come vi state organizzando anche per l'estate futura, insomma, l'estate che arriva, già avete in mente di qualche altro nuovo lavoro? Un nuovo lavoro è quello che faremo noi giorno 3 aprile. Ecco, questo è quello che quest'estate dovremmo portare quest'estate, a meno che no, abbiamo sempre Ufidio Masculo che è ancora qua in giro per la Calabria, non l'abbiamo fatta e quindi è ancora tra virgolette vergine. Ho per capito. Voi calabresi, certo, ma noi avremmo il piacere di vederla in anteprima, no? Quindi, sì, questo Prestami a Tomuglieri, ho già svelato il titolo, è un inedito, e la prima la faremo come sempre al Salone da noi. Ivano che parte fa, insomma? Ivano non sveliamo niente, dai. No, venite a vederla, poi qualcosa dobbiamo dire quando arriviamo lì a parlare un po', qualcosina
qualcosina. Uno zio d'America faccio io. Lo zio d'America. Senti, nuovi ingressi nella vostra compagnia, ragazzi, ci sono, giovani? Sì, ecco. Si sono inseriti tre nuovi elementi. Ragazzi, sì, bello, dai bello. 18 anni, anzi, forse uno li fa ora. A gennaio, giovani che si avvicinano a quelli che crescono nel vivaio. Ah, il vivaio, certo, la primavera nel senso calcistico. Quindi adesso li lanciate? Speriamo. Così qualcuno... noi ci mettiamo da parte, sì, perché stiamo diventando anzianotti. Fate le riserve voi. Noi sì. Sì. No, è bello, il teatro è bello anche per questo, che poi chiaramente quando si prepara una commedia bisogna inserire dei giovani, ci vuole sempre la parte esperta, no? Certo, l'attore, certo, perché certo, magari sul palco poi quello che ha più esperienza può aiutare il giovane, magari certo, si trova in difficoltà. Che poi i giovani, volevi parlare tu? No. Prego. Poi i giovani sono quelli che poi si esibiranno giorno 1. Noi li cresciamo, ecco. C'è il nostro mister dei giovani, esatto, che è mia moglie, lì è Enrico, che li plasma, che li amalgama compagnia teatrale Zero in Condotta. Lì è severa, nel senso che devono essere... Il nome alla compagnia gliel'ha dato lei, Zero in Condotta. Zero in Condotta. Quindi figurati come sono bravi questi ragazzi. No, vabbè, Lia è grande, Lia è brava, insomma, ha la sua esperienza. Me la ricordo che quando si provava, perché abbiamo recitato anche insieme, quindi certo, quando si provava la sera, si facevano le prove, no? E qualcuno magari in una battuta scherzava, lei era quella che si arrabbiava di più, perché dice, figlioli, si sta provando. Voglio dire, bisogna stare attenti alle prove, perché poi giustamente certo, quando ti presenti al pubblico devi fare la bella figura, insomma, voglio dire, il teatro è anche questo, insieme con tutti quanti. Niente, e se volete aggiungere qualche altra cosa, poi magari parliamo del programma che state Io parlerei del programma. Parlerei, sì, d'accordo. Programma. Allora, sì, certo. Allora, compagnia teatrale Anna e Scena con il patrocinio della l'amministrazione comunale di Melito di Porto Salvo organizza appunto la decima rassegna. Ciao Nuccia. Sì, ciao Nuccia, dedicata giustamente alla grande. No, parliamo due parole della certo, grande Nuccia. Alla nostra Nuccia Romeo, un componente, un socio fondatore della nostra compagnia che purtroppo per motivi di salute, la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, se n'è andata prematuramente. E lei era, diciamo che questa rassegna era un suo sogno, lei l'avrebbe voluta fare mentre ancora era in vita, visto che lei era un suo desiderio. Nel lontano 2007, anno in cui lei è venuta a mancare, abbiamo pensato con mia moglie di organizzare in fretta e furia la prima rassegna e dedicarla a lei. Infatti quell'anno abbiamo fatto 4 serate veloci veloci dal 1 marzo al 4 marzo, e quindi poi da lì è partito questo appuntamento ogni anno per questa decima rassegna teatrale. E che puntualmente ogni anno da un minimo di 4 a un massimo di 9 serate le facciamo sempre. Benissimo, bene, questo è la cosa che vi fa veramente onore, ricordare una grande come la nostra amica Nuccia Romeo. E allora il programma che inizia? Facciamo una ciascuno. Una ciascuno. Inizia, allora, il primo appuntamento è domenica prossima, giorno sì, 6 dicembre alle ore 18. Arriverà qua per la prima volta. Premetto che quest'anno non ci sono compagnie che si sono esibite ad Annà. L'unica che ritorna dopo qualche anno di assenza è Luna Gialla di Pellaro, dell'amico Angelo Latella che tu conosci. Sì, certo. Tutte le altre sono delle prime visioni, tra virgolette. Il 6 dicembre, ripeto, i commedianti di Soveria Mannelli, dato che hai detto che siamo nel periodo di Natale, vengono e ci propongono un classico del teatro italiano napoletano, Natale in Casa Cupiello di Edoardo De Filippo. Domenica 20 dicembre, naturalmente, alle ore 18 inizia? No, il 6 dicembre
i commedianti, il 20 dicembre è la commedia che deve presentare Ivano, il 6 dicembre è Sopra. Ah, scusami, scusami, no, io ho fatto un po', sì, sì. Hai fatto un po' di confusione. Sì, sì, 6 dicembre. Il 6 dicembre alle ore 18, al salone parrocchiale Nuccia Romeo di Annà. Melito Portosalvo, provincia di Reggio Calabria. Sì, sì, io ho fatto 20 dicembre, insomma, quella successiva. Sì, 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 quella successiva. Il 20 dicembre che quella... ne parla Ivano. Il 20 vediamo. Dicembre è la successiva, quindi è il gruppo teatrale di Torre Melissa in provincia di Crotone. È una bella cittadina veramente, Torre Melissa. Io ci sono stato di passaggio e comunque sono molto bravi anche questo gruppo teatrale che fa parte anche questo gruppo della WILT, un'associazione, diciamo, l'associazione teatrale della quale facciamo parte anche noi. Lo spettacolo sarà alle ore 18 e il titolo è Sordi, Gioielli e Così Femmini. Sordi, quindi, Gioielli e Così Femmini, quindi anche il titolo, diciamo. Allora, a proposito, se permettimi, prego, una cosa, sì, soltanto, sì, per quanto, sì, riguarda Natale in casa Cupiello. Avete saputo quindi che è morto De Filippo, no? Sì, Luca. Quindi è anche cioè sembra fatto apposta. Cadere proprio punto nella data precisa, perché Natale in casa Cupiello era un suo cavallo di battaglia. Sì, 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 sì. Sì, l'abbiamo visto tante volte, quindi vabbè, insomma, grande, mi dispiace, no? Che vabbè, però si può parlare. E allora l'altra invece, terzo appuntamento, 17 gennaio, domenica 17 gennaio alle ore, sempre alle ore 18, l'associazione culturale La Ribalta di Vibo Valentia propone uno spettacolo in due atti dal titolo Serata in famiglia. Anche questi sono dei ragazzi, chiamiamoli ragazzi, anche noi ci nominiamo, certo, ragazzi, certo, che fanno teatro per passione, devono partecipare al concorso nazionale WILT che si terrà a Roma, quindi fanno parte, rappresentano la Calabria in quel concorso, quindi io non li ho mai visti, li ho voluti invitare proprio perché sono, a detta di altri che l'hanno visti, sono proprio bravi, quindi non mancate nemmeno il 17 gennaio. Ecco, 17 gennaio, quindi con La Ribalta di Vibo Valentia, voglio dire. Poi parleremo anche delle scelte delle compagnie, sì, comunque. Intanto adesso Ivano ci presenta la, sì, prossima. Ecco. La domenica successiva, quindi il 24 gennaio, sempre alle 18, ecco il ritorno della Luna Gialla di Pellaro di Latella, che presenterà una commedia di Maria Pia Battaglia a Fenestra, che è una commedia che ai tempi avevamo fatto anche, sì, abbiamo cercato di fare anche noi, ecco, diciamo, erano i primi tempi, forse ne abbiamo fatte due o tre, ecco, di questa commedia. E l'associazione, l'ho detto, Luna Gialla di Pellaro, cioè tutti conoscono Angelo e la sua compagnia, ci sarà da divertirsi anche qui. Grande, grande Angelo Latella, insomma, voglio dire, anche lui un grande attore, sì, diciamo, uno che fa anche la parte comica, anche, ma, voglio dire, sì, la serie parte, triste, come Ivano, riesce, insomma, riesce, uguale, sì, Ivano, sì. Diciamo che loro non hanno difficoltà a recitare, no, perché proprio nella vita sono così, sono così. Ma no, non io li chiamo ad Angelo, perché lui è un grande, dai. Io li chiamo animali da teatro. In questa occasione io vorrei salutare, dare un saluto anche a, purtroppo è venuto a mancare, al nostro amico Pippo Mafrici, sì, sì, anche lui era un grande, 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 un grande, oltre ad essere una bravissima persona nella vita comune, nella vita di tutti i giorni, era un grandissimo teatrante, un grandissimo, sì, attore, sì, sì. Lo abbiamo avuto anche ospite. Ci siamo stati con lui ad Aosta, è veramente bravo. Beh, va bene. Torniamo al programma. Sì, la prossima ce la presento. 21 febbraio 2016, ore 18, la compagnia teatrale I Monachellari di Pignano, non sono frati, No, si chiamano Monachellari perché hanno come sede un ex convento dei frati, però ho capito, l'hanno dedicata a loro, ecco, questo perché... nominativo, sì, 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 Monachellari, sì. E ci presentano un inedito di Rosanna Brecchi, che è un'attrice di questi Monachellari, dal titolo Il Melo, il Pero e il Pesco.
Questo è martedì 1, primo marzo. No, no, domenica 21. Io vado sempre sotto, questi titoli... Leggi sempre sotto. Ecco, magari... Il 21 febbraio. No, martedì 1 marzo non può recitare nessun altro oltre che noi. Assolutamente, quindi qua bisogna vedere un attimino, sì. No? Ecco, perché? Ma in effetti, come vedi, e come ogni anno, ecco, noi, le commedie noi le facciamo la domenica, mentre non può mancare, ecco, il primo marzo, perché era il giorno in cui Nuccia faceva il compleanno, quindi il primo marzo si recita in ogni caso, anche se non è domenica, ecco, in effetti si recita, quindi per una dedica a... una dedica speciale, ecco, noi la chiamiamo la serata speciale proprio per lei, dedicata a Nuccia, essendo martedì, quindi la serata verrà fatta alle ore 21, in modo che chi lavora può venire. Bene. La compagnia è la zero in condotta, quindi sono i giovani, i giovani che parlavamo, questi che poi vengono a far parte sì, della compagnia Annà in Scena, e sono bravissimi. Quest'estate sono stati anche in giro nei vari comuni, sono stati a Condofuri, presenteranno la commedia dal titolo La lettera di mamma, sempre scritta, di Peppino, riarrangiata da Lia Errigo, che li segue veramente con molta fiducia anche e con molta pazienza. Quindi prima di lanciarli, poi naturalmente bisogna vedere un attimino se sono veramente a posto, se capiscono. Diciamo che loro potrebbero benissimo sostituire noi grandi, sono abbastanza bravi, però diciamo voi grandi non mollate ancora, no, volete... ancora non mettiamo, non ci mettiamo in pensione, anche perché pensione non ce n'è, ha detto Renzi, quindi, no, quindi ce ne vuole. Allora parliamo poi della prossima. La prossima penso che la conosci, è la compagnia teatrale La Fucina di Ninetto Denaro. Certo. I ragazzi che vengono, la compagnia è di Melito naturalmente, e vengono a proporci I Civitoti in Pretura, una commedia che forse hai fatto anche tu, vero? Sì, 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 l'ho fatta anch'io, io facevo l'usciere, mi ricordo in questa... della Pretura. Sì, 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 ero molto bella. Mentre mia moglie, se non sbaglio, faceva Cicca Stonchetti. Sì, 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 è vero. Cicca Stoncati, bella. Comunque è una bella commedia questa da vedere. Poi interpretata adesso dai giovani della Fucina, quindi magari in un altro modo, ecco, certo, magari è così, normale. Rifatta in qualche maniera, credo. Quindi... L'appuntamento con La Fucina è il 13 marzo, forse non l'avevo detto, sempre alle ore 18. Ecco, poi Dulcis in Fundo. Ecco. Dulcis in Fundo, ci siamo noi della compagnia teatrale Annà in Scena, ed è il 3 aprile alle ore 19 invece, perché cambia l'orario e quindi magari c'è il sole. Ecco, qui cambia l'orario, è cambiato, sì, già l'ultimo, l'orario. L'ultimo è cambiato l'orario il 3 aprile, vedi che... Furbi voi! A fine marzo cambia l'orario e noi ci adattiamo all'orario nuovo. Per creare un po' di buio, ecco, magari nell'ambiente, ecco. Abbiamo spostato alle 19 e faremo la prima assoluta di a Tom Ugieri. Imprestimo a Tom Ugieri, insomma, voglio dire, ragazzi, titolo un po'. Dove mi è venuto in mente questo titolo? Non pensare, no. Vabbè, è un titolo un po' sì, che, vero, lascia, che lascia un po', vabbè, lasciamo questo dubbio. Lasciamo il dubbio, poi venite a vederla, vedete. Bravissimo. Perché poi, esatto, il titolo Imprestimi a Tom Ugieri, esatto. Ecco, quindi magari poi ce lo... ma tu che fai in questa Prestimo a Tom Ugieri? Avevi detto... Che fai? Non mi ricordo. Non si ricorda, nemmeno tu penso. No, io non... La stiamo provando e ora non mi ricordo più perché... Ah, ho capito, state provando. Ma quante... ecco, per fare questa commedia, almeno i personaggi, quanti siete? Siamo 12 dovremmo, quindi essere, un bel gruppo, sì, un bel petto, un palco pieno di... Sì. Non è che succede sempre che siamo tutte e 12 in no, scena, vabbè, certo, sicuramente Ci vedrai là dietro. Va bene, un'ora e mezza di spettacolo. Sì, sempre tutti quanti gli spettacoli dovrebbero durare dall'ora e mezza al due ore. Ho capito, circa più o meno. La puntualità, mi raccomando, ecco, bravissimo. Perché prima arrivate, prima cominciamo. Se siete puntuali, ricordiamo pure, caro c'è un'altra, c'è una chicca.
che sì, qua tu lo vedi, lo dici dopo? No, io della chicca, no, della chicca di domenica 7, sì. Ah, questa sì, appunto, io volevo intanto ricordare l'ingresso, no? Ecco, la piccola vostra partecipazione al nostro sacrificio. 2 euro, nemmeno un caffè. No, beh, due caffè, dai. No, un caffè costa 70 centesimi. Due caffè, però diciamo che sono necessari, perché visto ho fatto il conto. Come io gli dicevo sempre, noi ad esempio c'è questa usanza, ora forse molti bar la stanno togliendo, discorso del non si offre, però se tu ti apposti in un bar per 3 volte basta, non è che te devi appostare, cioè, 3 volte appostarsi 3 volte, farsi offrire il caffè, quei soldi che si risparmiano vengono a teatro. Al teatro, giusto, bravo. Ivano, insomma, fate così, quindi mi raccomando, appostatevi all'angolo del bar, insomma, risparmiate le 2 euro. Queste 2 euro e poi ce le venite a regalare a noi. Gli spettacoli si terranno presso il salone parrocchiale Nuccio Romeo di Anna Melito Portosalvo. D'accordo? Allora, ricordiamo, inizio 6 dicembre, ecco, 2015, dalle ore 18. Perfetto. Va bene? Oh, quindi... In questa... Sì. Rassegna abbiamo voluto fare, diciamo, dato che è la decima, una chicca domenica 7 febbraio ore 18. Oh, parliamone, chi ne parla? Parlo io. Parla Vincenzo. Parlo io allora. In collaborazione con la sezione UNICEF di Melito abbiamo pensato di dedicare questa serata, quella del 7 febbraio alle ore 18, completamente all'UNICEF. Quindi l'incasso di questa serata verrà completamente devoluto all'UNICEF. La serata verrà allietata da una serata di cabaret che... l'hanno nominato il Cabareggio. Sì. Ci sono vari comici, tra cui Non ti regoli, Benvenuto Marra, Giorgio Casella, Nadia Labbate, insomma sono una decina di comici che hanno girato quest'estate. Io li ho visti anche a Melito. Sì, anche a Melito li ho visti. E vengono, ci regalano la loro esibizione a noi e all'UNICEF per contribuire insieme a noi e insieme a voi, spero, per questa nobile causa dell'UNICEF che lavora per i bambini, quindi, i ragazzi. È una cosa bella veramente quello che fate, naturalmente, per l'UNICEF, domenica 7 febbraio, quindi Cabareggio, una serata in allegria. All'insegna dell'allegria, insomma, sicuramente. Ecco, spendere poi, non so, sempre... Sempre 2 euro, se poi vogliono dare di più quella giornata, tutto devoluto all'UNICEF. Quindi diciamo che quella serata, meno di 2 euro no, 2 euro in poi, quanto volete. Sono ben accetti. Beh, quindi che ne dici tu, Ivano, di questa... Sì, è una bella novità, è la prima volta... che la facciamo ad Anna, è importante anche perché è un'altra arte, diciamo, non è come il teatro, diversa, però voglio molto dire. Diversa, però è sempre, diciamo, un punto di partenza, cioè può nascere anche cultura dal cabaret, e poi si aiuta un'associazione. E anche perché no, gli artisti si possono esibire, vengono conosciuti e magari, voglio dire, si diverte la gente e si divertono pure loro. Ma sicuramente, certo, anche perché noi, appunto, come diceva Vincenzo prima, li abbiamo visti anche a Melito, diciamo che hanno tenuto bene la serata, quindi tanta gente è andata a vederli, però voglio dire, vederli adesso in teatro chiuso, seduti, esatto. Al silenzio, speriamo, è tutta un'altra cosa. E poi diciamo che non è tanto rivederli, magari chi li ha già visti, ma diciamo che l'impegno è quello di regalare qualcosa a questa sezione UNICEF, che esatto, è molto importante. La nostra amica Isabella Palamara. Sì, che salutiamo, Isabella, che fa tanto per l'UNICEF, perfetto, veramente, che organizza, e questa devo dire che è una bella iniziativa. Io faccio i complimenti a Isabella, a voi che l'avete accettata, naturalmente, che la portate nel teatro di Anna. Ragazzi, io non so altro cosa dire, anche perché tra qualche minuto avremo un altro ospite, quindi se volete
Concludiamo. Ecco, no. Allora, io invito tutti, come al solito, a venire a partecipare, perché è bello stare insieme, è bello divertirsi. Vi passerete 2 ore circa di, spero, di divertimento, e togliete dalla testa i brutti pensieri, i debiti, eccetera. Quelle e 2 ore, chi più ne ha più ne metta. Queste 2 ore, il teatro riesce a rilassarti, a far dimenticare i brutti pensieri, appunto, come diceva Vincenzo, che si sta vivendo in questo periodo, ecco, momenti brutti che volevi che anche Ivano magari ricordasse. I fatti di Parigi, insomma, sì, certo. Ecco, le cose, diciamo, tutte le cose brutte nel mondo. Il teatro, quelle 2 ore ti servono per dimenticare appunto queste cose che dici. Sì, ti servono anche per quello, è un divertimento, relax, ecco, diciamo, anche però battiamo anche sul discorso della cultura, è anche una cosa importante, certo, oltre a quello. Venite, ecco, il mio messaggio è questo, lo ricorderai poi magari tu. Ma certo, adesso noi ci teniamo... Con tutto questo elenco noi sicuramente... No, ci teniamo il programma qui, tutti e due, noi lo ricorderemo ogni tanto ai nostri amici che ci seguono, quindi dal 6 dicembre. Ecco. Intanto la domenica prossima. Anche perché ci siete anche voi. Beh, certo, noi saremo come lì, ogni anno verrete. E noi di questo siamo veramente felici, veramente contenti che voi ci avete scelto, ecco, per venire a fare le vostre le riprese nelle varie compagnie che si esibiranno. E noi di questo, quando lo presentiamo al pubblico della nostra televisione, devo dire che ha un successo. Sì, sì, buono. Ne ho la risposta anch'io, perché vengono in ufficio e mi dicono: sì, ho visto la commedia così così, ma è troppo bella, quando ne fate ancora? Chiaramente li faremo poi al termine, certo, della rassegna, non li presenteremo subito, noi registreremo il tutto e poi finita la rassegna teatrale, man mano li faremo. Diciamo che però dal vivo è più bello, sì, perché molte cose non si captano dalla televisione. Ma sicuramente dal vivo, il teatro bisogna vederlo dal vivo, poi qualcuno che non può venire, rivederlo, no? O per rivederlo, magari una cosa piace e la rivedi, esatto. certo, io rivedrei l'Inter di Mourinho 1000 volte, insomma. La vedrei anch'io l'Inter di Mourinho, magari con qualche altra squadra contro, ma stiamo cambiando discorso. Sì, vabbè, no, era una battuta finale, dai. Ragazzi, io vi ringrazio per questa vostra... Grazie a te, Filippo, grazie a Bruno e grazie a te. Telemelito Radio Studio 95. Ragazzi, grazie veramente, perché quando io ho il piacere di avere ospiti teatranti in studio, ecco, per me è una cosa bella, perché poi c'è l'allegria, si parla anche di cose allegre, quindi complimenti. Grazie. Complimenti per quello che fate, ragazzi. Mi raccomando, ecco, 10ª rassegna teatrale, ciao Nuccia, con i teatranti, il presidente Vincenzo Costantino e Ivano che è... Sottosegretario, lui è quello che tiene i conti, dal 6 dicembre. Inizio 6 dicembre alle ore 18 al Salone. Portate 2 euro, poi se ne volete portare 5, è meglio. Ok, rimanete così che noi presentiamo la canzone, ecco, di Lucio Battisti, Pensieri e parole. E poi ci vediamo dopo. Ciao a tutti.